un invito da parte di Gorizia: venite a Gorizia e goriziani, fate acquisti in Gorizia. Abbiamo cercato di rendere più natalizio possibile la nostra città, nella consapevolezza che non si potevano allestire né piste di ghiaccio, nelle casette di legno, ma tante altre iniziative che ahimè avremmo voluto fare, non lo possiamo fare come sapete a causa della pandemia. Però abbiamo cercato davvero di creare il Natale attraverso delle luminarie stupende, bellissime, innovative, che illuminano davvero bello, è bello il Corso Italia, Corso Verdi, ma anche Piazza della Vittoria con l'albero, con tanti altri arredi luminosi. Vi invito a passeggiare lungo la via storica di Gorizia, via Rastello, che ospita un sacco di presepi. Vi invito ad essere presenti a visitare il presepe nell'atrio del municipio che oggi viene inaugurato, ma anche quello in legno stupendo nel parco municipale. Altre iniziative che abbiamo fatto sotto Natale insieme alle associazioni private, il regalo sospeso, ma borse naturalmente per coloro che non possono arrivare non alla terza ma nemmeno alla seconda settimana, e ciliegina sulla torta da oggi, lunedì 14 fino al 6 gennaio prossimo, posteggio gratuito per tutti. Goriziani e non goriziani avranno la possibilità perciò di passeggiare, di fare shopping, di andare a prendere un qualcosa. Sappiamo che nei bar dalle 11 alle 18 rigorosamente seduti. Un invito a tutti: osserviamo le prescrizioni per non trovarci peggio a gennaio. Il comune sta facendo tutto ciò che è nella sua possibilità per rendere il Natale più Natale possibile nonostante queste circostanze. E ripeto, da oggi posteggio gratuito in tutta Gorizia.